caratteristico, diciamo, è assolutamente aperto, disponibile, cerca di alleanze, rapporti, confronti continui con tutti gli altri movimenti e articolazioni della società civile. Allora, la parola a Gianni Caminato, presidente nazionale ANCI. Ringrazio Pietro e Paolo, Pietro Valeri e Paolo Landi per questa opportunità e questa occasione. Io farò un intervento tanto lontano con la mano destra, tanto vicino con la mano sinistra, o viceversa. Quindi non sarà facile a seguirmi, però ci provo, perché parlando sia a destra che a sinistra forse ci si capisce. Innanzitutto ho sentito la sintesi della relazione di Pietro Pradelli questa mattina verso le 11:30. Bene, io mi occupo di consumerismo esattamente dalla fine del 1974. È la prima volta, e l'ACO è stata fondata nell'84. È la prima volta che sento in un congresso di un'associazione dei consumatori delle cose che noi avevamo scritto nel nostro statuto nell'84 e che abbiamo ripreso poi nel 2006 e che nella primavera del 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico, faccio una sola chicca, con la Guardia di Finanza che va a controllarci se noi siamo seri e se il nostro esame del sangue è a posto, certo, ma qui l'articolo, ok, c'è scritto promozione del commercio solidale. Mi spieghi, dottore? Non ero io il presidente, che cos'è sta roba? Commercializzate con l'obiettivo solidale? No, dottore, è la promozione culturale. Perché per noi è vietato commercializzare un prodotto del commercio ecosolidale. Ah, non ci credete? Verbale a disposizione, è del 2008. Mentre altri parlavano di altro, noi venivamo controllati. Di più. Adesso è vicino. 2012, la nostra associazione ha fondato nel 2000 un organismo di certificazione, si chiama ICEA, ex-AIA, eccetera. Questo ICEA è il più grande organismo di certificazione dell'agricoltura biologica in Italia e anche della bioarchitettura in parte. E hanno chiamato a me, in quanto presidente dell'ACO, rappresentante della, perché non lo fai tu il presidente e legale rappresentante di questo organismo di certificazione, visto che vogliamo la massima indipendenza, perché quella che abbiamo. Perfetto. Qual è il patto, qual è l'ingaggio? Quello di mettervi d'accordo, perfetto. Sono rimasto 2 anni, sono andato in tutte le sedi, ministeriali, Uni, Accredia, ho chiesto sempre, ogni volta che mi sedevo, è incompatibile questo ruolo con il ruolo che comunque mantenevo. Verificheremo. Nessuno ha scritto una parola, ha alzato il telefono per dire che è incompatibile. Gli unici che hanno alzato il telefono e hanno fatto una mail è stato sempre il Ministero dello Sviluppo Economico, che nel controllo 2014, dopo che hanno controllato lo statuto, questo qui del 2006, no? Ma che è sta ICEA? E abbiamo risposto, è quello che avevamo detto nel 2008, perché c'era anche allora, ed è un organismo di certificazione accreditato dal ministero, iscritto come già, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, cioè da quelli che sono a fianco a te, sviluppo economico, ma anche dalla Commissione Europea, ma anche dal governo americano, anche dal governo giapponese, anche dal governo russo, mi pare, non mi ricordo neanche, dalla Corea del Sud. Allora, io sono stato un presidente di un regno di certificazione che aveva circa 14.000 imprese, quasi tutte contadine. Che cosa dovrei dire al Ministero dello Sviluppo Economico, a coloro i quali parlano di agricoltura contadina, se sarete mai visto un contadino? Cosa dovrei dire a coloro i quali scrivono e dicono e parlano che non si può produrre senza pesticidi? Cosa dovrei dire? Cosa dovrei dire a coloro i quali producono e vendono senza praticamente additivi alimentari o una quantità irrisoria di additivi alimentari comunque sufficientemente sicuri e legalmente permessi, che lo fanno e esportano anche negli Stati Uniti? Che cosa dovrei dire oggi
dico questo, lontano. Bisogna andare per paradigmi se vogliamo uscire da questa melma, da questo schifo. Io non ho nulla. Io non ho niente. Paradigma? Ovvero, io ho perché esisto. Questo è il paradigma attuale della modernità, dello spreco, del consumismo. Io ci sono, io ho perché ho, io ci sono perché esisto, perché ho della merce, del potere. Dobbiamo passare esattamente al contrario. Io ci sono perché non ho niente. Essere o apparire. Dobbiamo decidere una volta per tutti la coerenza tra l'essere e l'apparire. Dobbiamo scegliere, non c'è più tempo per aspettare e farò domani. Personalmente ho sempre cercato, e non solo, di dare anche una mano all'associazione, essere non apparire. È difficilissimo. Significa essere controllati sulle parole che uso, che si usano anche. Un altro paradigma, quindi essere e non apparire. Io ci sono, ma non ho. Secondo paradigma, che per me è importante, io sono una persona. Quindi sono un consumatore, un lavoratore, un cittadino, un povero Cristo, un delinquente, ma io sono una persona e guardo indietro, sto guardando avanti, no, sto guardando indietro, l'articolo 2 della Costituzione italiana, che l'abbiamo dimenticato tutti la Costituzione italiana, tutti si ricordano l'articolo 11 della guerra, l'articolo 1 del lavoro, cosa dice l'articolo 2? Purtroppo io leggo molto in difficoltà, la Repubblica italiana la riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Siamo nel 40 e rotti, no? Sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Io cerco di far applicare anche all'associazione di cui ho la responsabilità, quantomeno legale, questo articolo 2, perché poi ne vengono altri su questo, anche quello 32 sulla salute, è molto connesso a questo. Si parla della persona, non si parla del lavoratore, l'articolo 2, si parla dell'essere umano. E che sia bianco, che sia nero, che sia lombardo, che sia veneto, che sia calabrese, che sia donna, che sia uomo, che sia gay, che non lo sia, è persona, come qualsiasi essere vivente sul pianeta Terra, sia che noi lo vediamo, l'essere vivente, che sta dentro il vasetto dello yogurt, sia che noi non lo vediamo, che non lo vediamo, oppure che lo vediamo l'elefante che ci presentano al circo, o l'animale che mangiamo. Ora, detto questo, paradigmi molto semplici, che se devono diventare altri, che devono diventare alla base, stare alla base del consumerismo del terzo millennio. Per questo apprezzo, non so come, la relazione, non so quanto, di Pietro di stamattina. Perché questo ha detto, ha scritto, e possiamo discutere all'infinito quanto è giusto, quanto è sbagliato. È così, non si va da nessuna parte se non si parte dalla responsabilità, dalla consapevolezza individuale. Noi possiamo essere dei lavoratori che fabbricano armi perché da mangiare in una fabbrica e alla sera fare il militante politico e sociale. No, no. Domani tu dovrai decidere se fare il militante politico e sociale della Croce Rossa o che ti pare, o fare il lavoratore di produrre armi. Oppure ti organizzi anche a livello internazionale per capire cosa succede con il tuo lavoro. Ebbene. Perché non si può più aspettare, sta per finire. Quindi Costituzione italiana. E perché noi siamo nei guai, il Trattato europeo agli Stati Uniti, siamo nei guai. Qui ci stanno dicendo i governi europei, il governo europeo, che dobbiamo pensare all'esportazione per gli americani
sono questi americani che consumano i nostri prodotti, i nostri servizi? Non sono mica per caso quelli che non hanno il diritto sanitario? Li esportiamo? O sono altri questi americani? Quanti sono? Chi sono questi americani? Ma forse sono anche inglesi, russi? Quanti sono questi per cui noi dobbiamo produrre prodotti di eccellenza, magari senza additivi, perché i ricchi sono stupidi? Quanti? E il resto, i famosi, quelli che stanno all'Expo, 800 milioni che sicuramente schiattano, immagino sono altri 2 miliardi, dicono i dati ufficiali, che stanno un po' male di salute. E noi che cosa facciamo in questo accordo bilaterale Stati Uniti-Europa? Ce la prendiamo con gli ormoni dei vitelli americani? Guardate, è importante, il problema degli ormoni è importante, ma ci sono problemi che stanno a monte gli ormoni. Il problema numero uno in agricoltura è come produci e che cosa produci. Come? Che tecnologie? Che impianti? Gli Stati Uniti sono in grado di inondare il pianeta di derrate alimentari, perché loro l'agricoltura la sovvenzionano. Se hanno deciso di invaderci e non c'è stato che tenga, logica liberista che tenga, e lo fanno e l'hanno sempre fatto. Se decidono che bisogna far fuori l'agricoltura europea, quella poca che è rimasta, che è tutta decente, vedi i nuovi piani europei sull'agricoltura, sullo sviluppo rurale, ci impiegano 3-4 anni a farla fuori. Questo è l'accordo che vogliamo con gli Stati Uniti. Qui di cosa stiamo discutendo? Stiamo discutendo di geopolitica, di equilibri mondiali, del rapporto tra le monete, tra le divise e il rapporto tra poteri finanziari, o stiamo discutendo di ormoni? Io dico una cosa, che il consumatore americano ricco vuole il prodotto biologico italiano, ma è anche ecosolidale del Messico o dell'America Latina. Quello povero ha di problemi avere l'acqua, anche negli Stati Uniti, come quello dell'Eritrea o del Sudan. Chiaro? Quindi il nostro problema è, uno, avere una Costituzione europea. Nessuno ne parla più. Vogliamo o non vogliamo gli Stati Uniti d'Europa? Perché grazie al fatto che non abbiamo una Costituzione europea, che la Francia ragiona così, l'Italia cos'è? Signori, qui la catastrofe fra un po', se ogni Stato ragiona per conto suo. Il primo che arriva in Libia bombarda, il secondo poi va a raccogliere i morti nel Mediterraneo. Questa è l'Europa. Ma non è che mi viene a leggere i libri di storia, è questi anni. Allora io dico, personalmente, ma anche come ragionata, ma è possibile che non si possa avere un po' di buon senso, cambiare paradigma? Sto per finire la vita. Allora io dico una cosa, che bisogna scegliere e pensare e studiare, ma bisogna non farsi trascinare troppo dai chiacchiere, dalla cronaca di tutti i giorni. Io concludo una cosa molto grave. Entro domani sera la nostra associazione produrrà un documento pubblico sulla Carta di Milano. In queste ore, in questi giorni, la carta è stata presentata il 28 aprile, oggi ne abbiamo 7, abbiamo già una traccia del documento e stanno arrivando a parte di chi ne capisce anche più di me. Bene, io adesso vi leggo di sicuro le parole che non ci sono in questa carta e che tutti sono chiamati a firmarla, grazie all'appello del governo Renzi, dicendo: tu che muori di fame in Italia, tu, amministratore delegato di una multinazionale, lo puoi firmare, ma lo può firmare anche il governo stesso. Leggetela, è pubblica. Firmatela, io non vi dico, vi dico le parole che non ci sono. Crisi, guerra, finanza, potere, lobby, globalizzazione, mercato, borsa, profitto, sfruttamento. La parola paese la stiamo verificando, è un punto di domanda. Industria, cioè impresa, industria mai. Agricoltura industriale, mai. Che è quella che vuole fare l'accordo di TTIP, per dire. Monocultura, mai. Che è quella che sta rovinando
contadino contadini, no, sono imprenditori o piccoli produttori, non esiste la parola contadini. Voglio dire un indiano. Periferie, non esiste la parola periferia in questa carta. Disuguaglianza, non esiste. Progettualità, un paio di volte ho scritto progetti, giusto per contentare il GM, progettualità diffusa mai. Cooperazione, forse c'è, forse non c'è, la stiamo verificando. Ieri, la parola ieri non c'è, la parola oggi non c'è, la parola domani non c'è. Futuro, la fame è un problema del futuro. Attenzione, non c'è mai la parola oggi, la fame c'è. Contro la fame zero, oggi, non un futuro. E noi veniamo chiamati per il futuro, a firmare. Ho finito, sovranità alimentare, sovranità che ho sentito anche qui oggi, per fortuna, non esiste. Allora io dico, basta ecologia da una parte sola, che qui ho sentito anche dalla interventi molto qualificati, delle aberrazioni scientifiche che vengono da Bruxelles. Non è vero che non si può produrre senza additivi, senza questi. Si può produrre perché c'è chi lo fa. Mano destra, mano sinistra.